Tomati che cambia zona di battuta, va da 5. Salto flotta a cercare Suraci. Sperotto trova la palla per il centrale. Bonola mette giù. Primo punto per il centrale della. Riceve Colli sui 3 metri. Coscione, seconda linea per Lorenz. Sembra in serata. Forte su Mariano, palleggia Sperotto per lo stesso Mariano, bella azione di cambio palla sull'asse Mariano Sperotto Mariano, ricezione perfetta, attacco perfetto e la corner. Vediamo come servirà lo schiacciatore della Conad, spin a cercare Loreti, Coscione, palla in mano dietro per Colli che chiude splendidamente questo. Poteva rilevare che questa palla fosse effettivamente fuori. Mati, spin, Pochini, palla che torna di qua, appoggiata a Corgioli che poi non si ripropone in attacco. La palla di Coscione per Parodi. Parodi spinge sulle mani di Suraci. Va a cercare servizio spin, ricezione di Colli, palla sui 3 metri. Coscione per Mati, sfila fuori l'attacco pur coraggioso del centrale numero 17, scelta. Palla ricevuta a Parodi, sfila nel campo Conad, salta Mariano, la chiude, nessun giocatore. Ricezione di Suraci, Sperotto per Marx, chiusissimo a muro da Colli che mette proprio le mani di là e la. Fuori la battuta di Sperotto, si chiude così il secondo set, ci ha provato giustamente a rompere gli equilibri il palleggiatore tirando comunque forte, la palla sfila fuori 25-20. Salto flot, Marx riceve Loreti, palla sui 2 metri, Coscione in posto 4 per Parodi, forte difeso da Mariano, alza in bagher Pochini, Mariano ancora difeso a sua volta da Loreti, Coscione si avvita, gran palla del palleggiatore biancorosso per Lorenz al servizio. Riceve Colli, Coscione si sposta da rete, palla in 4 per Lorenz, nuova invasione di Reggio Emilia, Bonola e Gasparini toccano la rete, vanificano la gran difesa di Mariano che li guarda malissimo. Doveva veramente. Si riparte da 14 a 8 per la Camasdame per Santa Croce. Parodi questa volta effettua una variazione, Mariano risolve in tuffo, alza Pochini, Gasparini difeso da Loreti, palla in mano per Coscione che apre per Lorenz, la palla dell'opposto si infila tra le mani del nuovo entrato. Riceve Pochini, palla sulla riga dei 3 metri, Sperotto per Gasparini chiuso da Russo e Lorenz. Capitan Mariano, ancora ricezione di Colli, Coscione sempre per il capitano, difende Torchia, palla alzata in bagher di Suraci, free ball che molto probabilmente verrà giocata con Mati e il giovane centrale spacca il mondoflex del Palaparenti portando 25-17 il punteggio del terzo set, vittoria 3-0 per la Camasdame per Santa Croce che esce dalla mini crisi e si porta in una posizione di classifica decisamente serena. Applausi del Palaparenti, Conad Reggio Emilia delusa, non tutti priva di preti e con non tutti gli elementi al massimo della condizione, non è riuscita a opporsi efficacemente, tranne forse che nel secondo set alla verve dei padroni di casa. Sì, salutano le due squadre, vi salutiamo anche noi dandovi